Convocazione di un tavolo di confronto in tempi brevi è la richiesta che avanzano i sindacati dopo la proroga dei vecchi contratti di servizio di Alba sul fronte dell'igiene urbana e della manutenzione. Nel caso in cui l'istanza cada nel vuoto, verrà proclamato lo sciopero, come conferma il responsabile provinciale del comparto igiene ambientale della CGIL, Erasmo Venosi. Siamo praticamente alla farsa. Ci siamo lasciati il 31 maggio dopo un verbale, voglio dire, che portava ad un risultato importantissimo, ovvero la chiusura con un accordo di tutte le parti coinvolte sul contratto di servizio dell'igiene ambientale. C'erano alcune situazioni da definire, come dichiarato e sottoscritto dall'ingegnere Salerno, solo ed esclusivamente in merito al settore manutenzione, e quindi, d'accordo con i colleghi degli enti locali, si aggiornavano al 15 giugno, chiaramente con il presupposto che, per quanto riguardava l'igiene ambientale, la cosa era ormai definitivamente concluso, con un contratto quinquennale più un anno di proroga e una totale copertura economica. Siamo a fine settembre, stiamo ricominciando il percorso da capo, ovvero ci ritroviamo con l'ennesima proroga tecnica, che anche un qualsiasi sprovveduto sa benissimo non permette nessun tipo di programmazione, né sul piano organizzativo né sul piano gestionale, ma soprattutto non permette di mettere mano nel modo più serio a quello che sono alcune problematiche economico-finanziarie, diciamo, necessarie, ma che sono affrontabili e superabili avendo davanti chiaramente un lungo percorso. L'altro impegno era, in tempi rapidissimi, portare i contratti di servizio in sede di consiglio comunale per le giuste procedure affinché diventassero poi atti ufficiali. A tutto questo si aggiunge anche, diciamo, il risultato di un cambio di governance che era un po' uno dei problemi che stava, diciamo, rallentando il percorso. Il fatto purtroppo reale registro con grandissima amarezza, che ci accingiamo, salvo che non arrivino dei segnali politici molto forti, di nuovo a proclamare stato di agitazione e tutto ciò che ne consegue.